La località Montosolo, prima denominazione di Pino, citata in un diploma dell'imperatore Ottone III del 996, nasce probabilmente nel territorio di un insediamento romano poi abbandonato, dove sorgeva una cappella tenuta dai monaci di Nonantola. Nel 1034 il borgo fu lasciato ai Biandrate, da questi passò ai monaci di Cavour ed in seguito al vescovo di Torino come signoria vescovile. Fortificato nel XII secolo e costruito un castello, il borgo rimase appannaggio del vescovo di Torino, ma gravitò sul comune di Chieri non senza scontri ed una vera e propria guerra conclusa nel 1200. Oggi si conserva solo una torre in mattoni a pianta quadrata, dalla cui sommità è visibile uno stupendo panorama sul paesaggio circostante. Il toponimo Pino compare solo nel XV secolo, in concomitanza con la fondazione nel 1440 della chiesa di Santa Maria del Pino, poi ricostruita ed eretta in parrocchia sotto l'intitolazione della Madonna del Carmelo e di Sant'Andrea Corsini tra il 1653 ed il 1660. La chiesa parrocchiale attribuita al padre Andrea Costaguta sorge sul punto più elevato della città ed è preceduta da un ampio porticato a 5 arcate che non appartiene all'originale progetto seicentesco. L'interno è caratterizzato da un'unica navata con volta a botte, fiancheggiata da 8 cappelle laterali. Il presbiterio poligonale permette l'accesso al chiostro, situato a sinistra della chiesa, mentre il coro è una permanenza della chiesetta quattrocentesca. Si possono ammirare una bella pala raffigurante Sant'Andrea e la Madonna del Carmelo, dipinta dal Caravoglia nel 1659. L'altare maggiore e la balaustra in marmo, opera di Edoardo Mella. E stucchi realizzati dalle stesse maestranze luganesi e comasche che operarono nella reggia di Venaria Reale. Per accedere alla via che conduce alla chiesa parrocchiale, via Maria Cristina, si passa sotto un maestoso portale in mattoni, fatto erigere a seguito di un voto nel 1830. Di fronte all'arco sorge un pilone votivo dedicato alla Vergine del Suffragio, che doveva essere la prima di 14 stazioni della Via Crucis, che non furono poi realizzate. L'autonomia amministrativa del comune giunse solo nel 1694. Nuovo impulso allo sviluppo del paese fu dato dalla costruzione nel 1823 della nuova strada Chieri-Torino.